Allora, oggi vi mostro un po' i miei profumi, profumi che ho qui. Io non sono una grande collezionista di profumi, però qualcuno ce l'ho. Allora, vi mostrerò quelli femminili perché ci sono anche quelli maschili, però insomma vi faccio vedere i miei. Allora, vi faccio vedere prima questo. Allora, questo è il Twilly d'Hermès. Ed è quello lì vecchio, non è quello lì appunto uscito ultimamente, l'ultimo uscito, ma è quello precedente. Ora non so precisamente da quanti anni sia in commercio, però comunque quello precedente è l'ultimo. Adesso vi farò vedere anche l'ultimo. Devo dire che questo mi piace molto. Il Twilly è un profumo particolare perché è un profumo un po' pepato, quindi abbastanza intenso, deve piacere. A me piace. Piace abbastanza, questo qua molto di più però, dell'ultimo. Bellissima la confezione con il twillino, che sarebbe praticamente un pezzo dei foulard di seta che vende Hermès, che sono famosissimi. Quello lì, l'ultimo che è uscito, sarebbe questo qui. Questa è la versione piccolina, il mini, la mini size, diciamo. Vedete che ha la confezione rosata. In questo si differenzia, per il resto sono simili. E questa qua è la taglia, quella grande, che è tale e quale all'altro. L'unica cosa che praticamente, insomma, uno è rosato e uno è trasparente, ma sono la stessa identica cosa. A me piace leggermente di più quello più vecchio, questo, perché è un po' meno forte come profumo, un po' meno speziato. Quello lì è un po' più pepato, ecco, diciamo così. Però sono molto buoni tutti e due. Lì c'è la candela intanto che sta andando, così profumo anche. E poi vediamo un po'. Ah, poi vi faccio vedere quest'altro. Questo qui è il Pour Blanc di Avon. Questo è un profumo low cost, diciamo che questo costa decisamente di meno. E un must di Avon. Sono anni e anni che Avon lo produce. Mi piace tantissimo. Questo credo sia proprio uno dei miei profumi. Proprio che mi rispecchiano, lo senti su mia cugina un po' di tempo fa, parliamo di qualche anno fa, lei lo usa tantissimo, mi è piaciuto talmente tanto che l'ho voluto prendere, da allora non l'ho più lasciato, infatti questo vedete è in fase di, è finito quasi, lo dovrò ricomprare. Questo è fresco, a me piacciono molto i profumi freschi, un po' fiorito, però leggero, leggero che non diventa neanche invadente per appunto chi ci sta intorno, ecco. Quindi questo è il Pour Blanc. Poi questo qui, questo è uno degli ultimi che ho preso. Questo l'ho preso da OVS, è Miss Kay Soft Cuddle, e non c'è nome più azzeccato per questo profumo. Anche il Pour Blanc è azzeccatissimo. Però Soft Cuddle sa di qualcosa di caldo, di avvolgente, di invernale. Ecco, io perciò l'ho preso perché non avevo profumi talcati. Questo, essendo talcato, lo rende molto adatto all'inverno, secondo me. Infatti lo uso tantissimo. E effettivamente è una coccola. Costa poco, questo me lo ricordo bene. Questo costa sui 7,90 € da OVS e dura tantissimo sui vestiti. Veramente buono, ce ne sono tanti. Questo mi è piaciuto subito. Ma molto validi questi profumi, anche per fare un pensierino. Poi ho questo qui, questo è di Bioficina Toscana. Questo in realtà sarebbe un profumo per capelli, però io l'ho preso per metterlo sui vestiti perché insomma questo comunque contiene alcol e sui capelli sinceramente non so. Ecco, sì, si dovrebbe spruzzare nell'aria e poi passarci in mezzo. E questo qui è uva e melograno. Ecco, qua c'è proprio scritto, quindi non ve lo devo descrivere. Ce n'erano anche di altri tipi, però questo mi era piaciuto tantissimo. Sa proprio di frutta. Buono, buono, buono veramente. Questo mi pare sui 15 euro costi. Veramente buono. Buono e dura tanto anche questo. Poi ho questo qui, questo è un profumo che ho da tantissimo di Equivalenza. Equivalenza, per chi non lo conoscesse, è un negozio che fa i dupe dei profumi, quelli famosi. Vende anche altre cose, però è diventata famosa per questi dupe. Questo qui che ho io è il 144, sarebbe il dupe della Vie Belle di Lancôme. Mi piace tantissimo. È un profumo importante, quindi io non lo metto per tutti i giorni, lo metto in occasioni particolari, insomma, quando esco magari una sera, adesso insomma è improbabile, vabbè.
Però è un profumo abbastanza deciso, abbastanza intenso, rimane anche tanto, però mi piace tantissimo. Ed è uguale, uguale, e anche quello molto persistente, quindi profumi di equivalenza sono fantastici, senza andare a spendere cifre esorbitanti. E poi, ecco qui, vi faccio vedere questi qui che sono sempre di Hermès. Però questi qui sono le acque profumate. Le acque profumate di Hermès praticamente le trovate soltanto in negozio. Non le trovate nelle profumerie, ma le trovate solo nei negozi Hermès. Costano anche parecchio, più dei profumi normali. Comunque, quelle che ho io sono questa rosa, che si chiama Rose Ikebana. Buonissimo, questo è proprio fiorito, è proprio nelle mie corde, mi piace tanto, tanto, tanto. Poi è anche un po' meno intenso rispetto al profumo, quindi lo uso anche di più. E poi questo verde che si chiama Muguet Porcelaine, buono, buono, anche questo molto fresco e mi piace. Devo dire anche questo è molto buono, però quello rosa è proprio il mio preferito. Allora, questi sono i profumi. Vi faccio vedere, visto che siamo in tema di profumi, anche questi qua, ma queste sono acque profumate. Questa è un'acqua profumata vecchissima di Lidl, body spray. Questo qui è Asian Spirit, e sarebbe fiori di ciliegio, estratto di mandorla. Sì, comunque è buono. Anche questo è abbastanza fiorito. Questo uscì tanto tempo fa, ma io lo uso più che altro negli ambienti, vi dico la verità. Anche se è buono anche per il corpo, non è male. E poi l'altra acqua profumata è questa. Questa è fantastica. E me la regalò mia madre. Ora non ricordo quanto tempo fa, ma credo l'estate scorsa. Non questa qui, l'altra. Anche questa buonissima, questa acqua profumata. Poi Tesori d'Oriente fa anche dei profumi molto buoni. Avevo anche un profumo di Tesori d'Oriente, ma non c'è qui. E questo qui è fior di sale e loto. Questo qui è l'estate, cioè questa acqua profumata sa proprio di estate, vi dico la verità. Per me sa di estate. Un bel boccettone 200 ml con i fiori dietro, carinissima, carinissima. Perché è un profumo fresco, sa di mare proprio. Io amo più la montagna che il mare, dico la verità, però questo qui sa proprio di estate, insomma, mi sembra più adeguato utilizzarlo quando fa caldo, ecco, anche perché è anche molto rinfrescante, però alla fine uno se piace lo può usare volendo anche in inverno, che a me sa proprio di estate come profumazione. Niente, quello lì di Tesori d'Oriente non lo riesco a trovare. Comunque, poi semmai lo mostrerò in un altro video. E questi sono i profumini che vi volevo far vedere. Niente, io vi saluto qui. Se vi va, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.